Buonasera amici di Pistoia Sport, sono qui con Andrea Mangoni, nuovo mister del CQS Pistoia. Stasera viene la presentazione della squadra ufficiale per il campionato prima categoria 2024-2025. Andrea, com'è avvenuta questa chiamata? Ti hanno voluto fortemente la società per ripartire insieme questo anno? Sì, buonasera a tutti. Sì, è stata la società in toto perché, come sapete, insomma, qui ci sono tre società, c'è Spedalino, Candelli e Le Querci. E insomma vari dirigenti, una società seria, importante, che mi ha voluto fortemente, d'accordo, tutti quanti. Quindi è stata una chiamata che mi ha molto motivato e per questo ho accettato questa chiamata da tutti i dirigenti. Ecco, parlando con loro ho capito che era una cosa che è stata voluta da tutto il gruppo dirigenziale. Andrea, un grande passato da calciatore, da direttore sportivo, da allenatore negli ultimi anni, anche a Quarrata, quindi sono grandi aspettative per quest'anno nuovo. Quali sono gli obiettivi di questa nuova stagione? Ma gli obiettivi, sai, io ho un'idea per queste categorie, che gli obiettivi vengano costruiti strada facendo, domenica per domenica, perché prima cosa è una squadra molto rinnovata e quindi prima cosa ci sarà da creare questo gruppo, ci sarà da creare un'unità di intenti sia fuori dal campo sia dentro il campo tatticamente. Bisogna che i ragazzi si uniscano molto, facciano un grande gruppo, perché per i risultati è indispensabile. Quindi è difficile dire vogliamo arrivare qua, vogliamo arrivare là. Costruiamo per bene il nostro futuro. Certamente c'è una società seria, una società ormai esperta del calcio dilettantistico, sono tanti dirigenti, sono tanti anni in queste categorie, quindi avere una società così forte alle spalle è una bella partenza, e questo poi dopo sta a noi insieme ai giocatori. Dicevi bene, ci sono tanti volti nuovi, ad esempio Bacci su tutti, un grande portiere con passato categorie importanti, poi sono anche tanti punti fermi come Cerretini, Bugelli, Nicolai e tanti altri. Quindi il gruppo sembra già bello solido, però andrà plasmato ancora di più. Sì, certamente va plasmato, perché ci sono giocatori, abbiamo cercato di mantenere giocatori che si pensa che fossero, insomma, facessero al caso nostro, solo per questo, perché la squadra non era male anche l'anno scorso. E giocatori esperti, importanti, abbiamo cercato di mantenere, e abbiamo cercato di unirli a altri giocatori con le caratteristiche che facevano al caso nostro. E si spera di aver fatto delle scelte giuste. Io sono molto soddisfatto del lavoro che ha fatto Gianni, Nicolai, il direttore sportivo, insieme a tutti i dirigenti. Quindi si appresta a iniziare questa stagione con grande motivazione. Io non vedo l'ora, perché insomma, mi piace stare con i ragazzi. Purtroppo sono ancora calciatore, mi piace stare col gruppo, mi piace costruire un bel gruppo e vivere queste giornate di campionato insieme a loro. Grazie mille mister, in bocca al lupo. Grazie a voi Crepi. Buonasera amici di Pistoia Sport, siamo qui con Mauro Landucci, dirigente del CQS. Mauro, due parole sul CQS che verrà 2024-2025. Dunque, le speranze ci sono. Sembrano ottimi. Abbiamo cercato di ringiovanire la squadra, alcuni elementi, anche se validi, abbiamo preferito, come dire, per due motivi, sia per la parte economica sia per l'anzianità. Abbiamo tolto, sono andati via alcuni elementi, ma l'ossatura della scorsa squadra è rimasta, è integrata da elementi validi, giovani, e quindi si spera, se tutto va bene, se il mister fa il suo, come si dice, il suo dovere, poi dipende solo da lui, se la squadra lo segue, se si riesce a far gruppo, penso di fare un bel campionato che ci possa dare anche delle soddisfazioni. Non pensiamo a passare di sopra, però se si potesse arrivare a fare i playoff sarebbe una bella soddisfazione. Cerchiamo di sortire dalle paludi che poi son brutte, l'anno scorso per un certo periodo l'abbiamo provato, diciamo del play out, perché è una palude, quando ci si infila in quella dopo a levare le gambe è un problema. Per cui bisogna cercare di partire bene, con calma, con l'impegno, la volontà di far bene e divertirsi. Ora è chiaro che
sai, tutto è il campo poi che decide, quindi conseguentemente vedremo. Però le premesse mi sembrano buone, direi anzi ottime. I ragazzi mi sembrano determinati, invogliati, sono venuti volentieri, non hanno fatto tante storie sugli ingaggi e quindi insomma, e ci siamo un bel nucleo, siamo 22, per cui insomma, ci sarà una squadra con i ruoli completi, cioè ogni ruolo è coperto da due giocatori, per cui insomma, poi sai, ci vuole anche la fortuna, certo se succede come l'anno scorso, che tu sbagli 4 rigori decisivi, siccome non è che si può pensare di andare a dominare le partite vanno giocate tutte, anche quelle con l'ultima in classifica, per cui è evidente che tutto ciò comporta un impegno sempre costante. Da parte della dirigenza ci sarà sicuramente un ottimo sostegno, giochiamo in un ottimo campo, perché il campo rifatto ad Agliana è uno dei migliori campi che ci sono, perlomeno che abbiamo visto lo scorso anno, per cui anche quello è un buon biglietto da visita. Poi è chiaro che dipende da noi, di riuscire a fare gruppo subito, gruppo determinato, i risultati penso che possano venire. Il mister è un mister di esperienza e quindi si confida anche nella sua esperienza per poter arrivare a questi obiettivi. Carte e regole ci sono tutte, adesso parola al campo. Il campo speriamo che sia benevolo nei nostri riguardi, che colui che tira rigori lo faccia. Speriamo che gli arbitri facciano il loro dovere. Noi cercheremo di essere corretti perché sappiamo le regole che ci sono e quindi non trascendere mai. Chi ha voglia di brontolare è meglio che si taccia e poi in sede di consiglio direttivo ognuno dirà la sua, verrà fatto un summit ogni mese e ogni mese verranno esaminati quelli che sono i problemi che sicuramente verranno fuori, perché che tutto sia rose e fiori è ben difficile insomma. Grazie mille, in bocca al lupo per la stagione. Grazie.